vado via. Ciao. Sa. Cosa? Porca puttana, niente, volevo fare uno scherzo. Sei stato malissimo. A me? No, Simone. Ah, video leggero, così nessuno si incazza e la zona commenti non diventa calda. Buongiorno e buon 2018 a tutti quanti. Dai, iniziamo un po' l'anno con un video leggerino, tranquillo, così alla mano, divertente, che durerà questo bel periodo, almeno finché YouTube non chiuderà per sempre per colpa di Logan Paul. L'idea banale del giorno è fare una bella carrellata di titoli che aspetto per questo 2018 e renderla un po' più pepata, facendo anche un tot uscita, cercando di prevedere magari cosa uscirà o cosa non uscirà nel corso dell'anno e cercando di capire cosa sicuramente verrà rinviato o cosa magari non uscirà proprio in alcun modo. Per ogni titolo dirò magari anche due parole sul perché mi interessa e su perché lo vorrei comprare al day one, oppure non comprare al day one, ma comprare lo stesso. Perché tutti i titoli di questa lista sono titoli che interessano a me, ok? Quindi non ha senso domandare, ma quello c'è? No, non c'è. Partiamo alla grande con un titolo fresco di prossima uscita, il 26 gennaio, questo venerdì. Ovviamente sto parlando di un titolo che stanno aspettando tutti da quando è stato presentato alle 3, ed è Dragon Ball FighterZ. Direi che il titolo mi attira perché è Dragon Ball, quindi se non compri Dragon Ball sei uno stronzo. Che tu abbia 10, 15, 20, 45 anni va sempre comprato, soprattutto questo titolo qui, perché siamo tornati al 2D. Non credo verrà rinviato, spero non venga rinviato, perché altrimenti mi tocca smettere di videogiocare per sempre. Mentre montavo il video volevo mettere una piccola clip per farvi vedere che me l'hanno dato in anteprima. Vi aspettavate che dicessi Monster Hunter? Monster Hunter esce ovviamente lo stesso giorno di Dragon Ball, ma non ho ancora deciso se comprarlo al day one della console, perché si vocifera, anzi dovrebbe essere confermato, che nel terzo trimestre, se non sbaglio, del 2018 dovrebbe uscire su PC e non ho voglia di giocarlo su Play 4 adesso per poi ricominciarlo da zero su PC. Molto probabilmente li comprerò entrambi. Il prossimo titolo invece è troppo bello per essere vero. Sto parlando di Kingdom Come Deliverance, un titolo che aspetto da un'eternità e dovrebbe uscire il 13 febbraio. Non so bene se uscirà al day one, perché è un MMO medievale in prima persona con quest, side quest e momenti randomici, quindi sappiamo bene come va a finire aspettandoci questi giochi, e quindi è molto probabile che il 13 febbraio esca il gioco, ma il gioco vero uscirà almeno nel 2020. Metal Gear Survive. Metal Gear Survive è un survival, come si pronuncia? Survival. Ambientato nel mondo di Metal Gear, però non c'entra un cazzo con Metal Gear. Tra l'altro hanno già annunciato che uscirà la Limited Edition con una bellissima statuetta più o meno di 20-30 cm, quindi una cosa abbastanza grande, dove c'è il capo di Konami, in posa da, che indica il proprio pube, proprio per dire, Suka. E se guardi la targhetta della statuetta c'è scritto molto in piccolo ma inciso molto profondamente Kojima merda. Sea of Thieves è stato presentato nel 2015 e già allora durante le 3 avevo le bave alla bocca. Insomma, è finalmente un titolo sui pirati, che era da Black Flag che ne stavo aspettando uno decente. Poi ci sono stati alcuni titoli come ad esempio Black Wake, però Sea of Thieves promette un'esperienza di gioco più multiplayer e più, insomma, più vasta. È già stato rinviato di un mese, quindi non gli conviene rinviarlo di un altro mese, uscirà il 30 marzo, e se rinviano questo gioco, Microsoft chiude il reparto Xbox, ve lo do proprio sicuro. È l'ultima esclusiva che gli rimane. Ben 3 giorni dopo Sea of Thieves, quindi bisogna giocarselo e metterlo subito da parte, uscirà A Way Out, un titolo che mi attira perché è un po' particolare, ma molto probabilmente c'è il rischio merda. È un titolo co-op online in split screen, quindi anche giocando attraverso l'internet dovremo tornare come negli anni 2000 con lo split screen nelle camerette. È un'idea un po' particolare, soprattutto un po' strana, perché tu mentre stai giocando vedi non solo il tuo personaggio ma anche quello del tuo amico. Un po' come vedere due video contemporaneamente. Non so quanto questa cosa possa prendere piede, ma sicuramente dei fumetti, la voglia di provarlo c'è. Far Cry 5! Se tutto va bene giocheremo il secondo remake di Far Cry 3. Va bene, per carità. Qualche idea nuova ogni tanto Ubisoft la butterei lì. Dovrebbe uscire il 27 marzo, ma io dico che
rinviano di una settimana. Top. Così, proprio secco. Altro titolo che mi ha attirato fin dalla sua presentazione è We Happy Few. Il trailer è una cosa spettacolare. Abbiamo questo mondo distopico dove le persone si drogano per vedere un mondo meraviglioso quando in realtà stanno mangiando ratti. Ecco, purtroppo dopo aver provato la beta ho scoperto amaramente che si tratta di un survival molto lento e poco story driven rispetto a quello che mostrava il trailer o quello che mi aspettavo fosse. L'hype mi è un po' sceso, però comunque la voglia di provarlo c'è. Dovrebbe uscire il 13 aprile, ma secondo me verrà rinviato di almeno un mesetto. Non sono mai stato un grande fan di Kratos, l'ho sempre reputato un personaggio abbastanza del cazzo e non mi piace, ecco. Però il nuovo God of War mi attira moltissimo. Sarà il cambio di ambientazione, sarà che non abbiamo più il solito Kratos spaccaculi, ma uno un po' più tranquillo. E allora per questo gli voglio dare una chance. Si parla di inizio 2018, ma secondo me prima di novembre-dicembre 2018 non lo vedremo nei negozi. A quanto pare Sony sapeva che stavo montando questo video, sapeva che avevo anche finito, avevo già caricato, allora ha ben deciso di cambiare la data d'uscita. E allora sai cosa ti dico? 20 aprile? No, 23. Days Gone, un altro titolo che mi attizza parecchio, sempre tema zombie, quindi molto molto ficcante, ma visto il poco che si è visto finora da parte di Sony, io credo che sarà uno di quei titoli che slitterà direttamente al 2019. Qui si ride. Adesso iniziamo a sprofondare un pochino nel ridicolo. Probabilmente la serie di Crackdown è conosciuta da 5 persone, di cui solamente 3 l'hanno giocata, e in pochissimi sanno dell'esistenza di 2 capitoli precedenti, se non fosse per il 3 appunto del titolo. Prego, grazie. Aspetta, la parte divertente arriva adesso. Quindi siamo in pochi ad aspettare Crackdown 3 e lo stiamo aspettando dalla presentazione che è stata nel 2014. È stato presentato nel 2014 con data di uscita 2016. Che poi è slittato a 2017, che poi è slittato a un'altra data nel 2017, ed ora è previsto per la primavera 2018, senza neanche una data specifica. Mentre scrivevo questo video, ho appreso che voci di corridoio dicono che dalla primavera passerà a giugno 2018. Ora, io non posso dire quando uscirà questo gioco, ma è già tanto se esce, perché ormai non lo sta più aspettando nessuno. Se esce, va bene, se non esce non frega un cazzo nessuno. Alla Rockstar sono stati molto vaghi per quanto riguarda l'uscita di Red Dead Redemption 2 e parlano di primavera. Secondo me uscirà l'8 marzo senza ulteriori attese, sempre se non contiamo gli 8 anni dal capitolo precedente. Sempre in primavera dovrebbe uscire Vampire, un titolo dal gameplay dovrebbe essere simile a Dishonored, però con il tema vampiresco. Anche lì si parla di primavera e secondo me me lo ficcheranno insieme a Red Dead Redemption 2 così da incasinarmi i meridiani. Era una battuta alla Rainbow Six, no, vabbè, avete capito. Cazzo, ma allora l'Xbox è piena di esclusive. State of Decay 2, annunciato nel 2016, doveva uscire nel 2017 e ancora non ha una data nemmeno per il 2018. Io ancora non capisco come sia possibile che oggi ci sia della gente che va in giro dicendo che Microsoft non ha esclusive. La One è piena di esclusive, ne hanno tantissime, semplicemente non le fanno uscire. Così ad ogni E3 hanno qualche trailer da mostrare. Secondo me anche questo slitta all'estate. Passiamo all'autunno con Metro Exodus. Non mi aspettavo l'annuncio di questo titolo, sono stato molto contento di vederlo annunciato all'ultimo E3, però l'annuncio è stato troppo vicino, quindi secondo me ne riparliamo verso fine anno, inizio 2019, ecco.
Anthem, il gioco dove farai Iron Man con gli amici in mezzo ai boschi. È veramente troppo bello per essere vero e 2019-2020 sicuro. Non esce quest'anno, nella maniera più assoluta. E se esce fa schifo. Passiamo ora a dei titoli che non hanno né una data, ma neanche un periodo specifico del 2018. Semplicemente dovrebbero uscire quest'anno. Dopo la bancarotta nel 2012 di THQ non mi aspettavo di vedere un altro Darksiders e mi è dispiaciuto molto. Il 2 non mi è piaciuto quanto il primo, però sono felice che ne uscirà un terzo capitolo. Purtroppo non credo uscirà neanche quello quest'anno, perché insomma è prestino, anche quello slitta al 2019. Molto piacevole il primo capitolo, quest'anno in teoria dovrebbe uscire Guacamelee 2. Voglio giocarlo, però non è quel titolo che aspetto con ansia, quindi che esca o meno nel 2018... Non mi dà particolarmente peso, quindi secondo me verso l'estate o comunque anche un po' più tardi. Call of Cthulhu, un RPG in prima persona nel mondo di Lovecraft. Questo vorrei giocarlo domani mattina, ma anche qui molta attesa e credo che l'attesa si allungherà ancora di più e ci troveremo a giocarlo nel 2019. Spider-Man per Play 4 ha uno dei costumi più brutti mai visti addosso all'Uomo Ragno, però ha sicuramente il mio interesse. Sono tantissimi anni che non esce un gioco decente sull'arrampicamuri e insomma vorrei giocarlo quanto prima. Pensavo uscisse in concomitanza con Homecoming per sfruttare l'onda del film, però magari uscirà insieme ad Infinity War, così giusto per... Passiamo ora a dei titoli che non sono in lista per il 2018, ma che mi piacerebbe personalmente vedere. The Last of Us 2 è sicuramente quello in cima alla lista, perché ho amato il primo, ho giocato molto volentieri anche la remastered e sono incuriosito tantissimo da come andrà avanti la trama, sperando che porti avanti quella dei personaggi che già conosciamo. Purtroppo ancora non c'è una data, nonostante ci siano stati già dei teaser diversi anni fa. Anche Metroid 4 non ha nessuna data, ma mi piacerebbe giocare anche quello quest'anno su Switch. Moltissime altre persone stanno aspettando un Metroid e si sono ritrovati con una cosa orribile su 3DS, però magari Nintendo fa la svolta, insomma, torna a farci sorridere. Fuori lista, completamente senza annuncio, senza nulla, restano solamente i titoli della vita. Ma... la PlayStation Vita? Sono davvero bisognoso di un Animal Crossing per Switch. Io ne ho il bisogno fisico, lo voglio avere, ci voglio giocare giorno e notte. La console perfetta per il gioco perfetto. Anche uno Smash Bros, non disdegnerei. E perché no? Anche i Pokémon già annunciati, però senza una data precisa, hanno il mio interesse. Purtroppo i Pokémon precedenti su console fissa non mi hanno fatto impazzire, quindi resto un po' sul chi va là, però comunque la voglia di giocarceli c'è. Poi se posso chiedere magari per questo 2018 qualche annuncio da parte di Microsoft. Non voglio giochi che escono, per carità, però qualche annuncio di un'esclusiva, qualcosa che esce. Non... state spammando PlayerUnknown. State cercando di vendere l'Xbox One X per PlayerUnknown. Dai! Cosa succede? Gli elefanti. Per quanto riguarda Sony invece vorrei sapere qualcosa di più di Medieval. Bene, allora ci vedremo più avanti per vedere se queste previsioni sono veritiere. Segnate tutto. Entra. Ah, già, non ho parlato di Death Stranding. Allora, vi voglio svelare un segreto, ragazzi. Death Stranding non esiste. Non c'è niente. Sono solo dei teaser fatti così per iPad. Non uscirà mai. Si è spenta! Dai! Si è spenta! Si è spenta? Si è spenta! Merda! Ma ho finito il video!